c'è né pessimismo né ottimismo. C'è tanta cautela, ma c'è anche tanta apprensione nelle parole del due volte campione del mondo di rally, il bassanese Miki Biasion, dopo il terribile incidente che ha coinvolto il suo storico navigatore e grande amico, anch'egli bassanese e campione iridato, Tiziano Siviero. Siviero è stato tamponato da un'auto mentre si trovava in sella al suo scooter all'isola d'Elba, dove vive da anni in attesa di svoltare in una strada laterale. È stato sbalzato dal mezzo e ha riportato gravissimi traumi, perdendo sensibilità a braccia e gambe. Egli, trasportato all'ospedale di Pisa, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Biasion si è subito recato all'ospedale toscano per stare vicino all'amico. Io sono riuscito a parlare con Tiziano 2 minuti ieri. Logicamente lui per il momento muove solo gli occhi, la testa e... Siviero, per sopportare i dolori, è stato sedato e immobilizzato, almeno per una decina di giorni, ci dice Biasion, per capire la gravità delle lesioni subite. E il campione del mondo non intende rassegnarsi. Invita il compagno d'avventure e vittorie a non arrendersi. E lui è sempre stato veramente un testardo e mi ha sempre stimolato a non mollare mai. E anche nei momenti difficili della nostra carriera, anche dopo qualche grave incidente anche nostro, ha sempre detto no, dobbiamo risalire in macchina domani, dobbiamo continuare perché siamo i migliori, eccetera, eccetera. E adesso le cose che mi diceva deve dimostrare che non erano frasi buttate là, ma che valgono anche per lui. Siamo come fratelli, più che fratelli. Se potessi dargli metà del mio corpo, faremmo metà per ciascuno e andremo avanti insieme. Con una gamba a testa.